Gentili telespettatori, buona giornata. Nicola Zingaretti continua a ripetere come un disco rotto sempre la stessa cosa. Lui è un baluardo, l'unico partito democratico è il suo contro le orde barbariche del centrodestra. Questi fascistoni, nostalgici imperialisti, questi xenofobi razzisti, noi abbiamo il compito di salvare i popoli e le genti da queste orde barbariche di antica memoria. Lui ci fa o ci è? Nel senso, lui è convinto di quello che dice o lo dice perché sa che il suo popolo elettore vuol sentirsi dire che il PD sono i nuovi partigiani contro i nuovi fascisti incarnati nella figura del nuovo duce, Matteo Salvini, il cattivo. Il Zinga incontra Bill Clinton, no? E dice: "Sono contento di aver incontrato Bill Clinton perché insieme qui in Italia, come negli USA, siamo il baluardo alla cultura dell'odio e della paura, no?" Salvini era il ministro della paura, vi ricordate? Come diceva Saviano, come interpretava anche Cettola Qualunque, vi ricordate nella trasmissione di Fazio, c'era il ministro della paura che entrava albanese vestito da politico nel suo show che faceva, veramente divertente, no? Non interpretava Salvini, ma interpretava il ministro della paura, un inquietante personaggio. Quindi, per il Zinga, lui e Bill Clinton combattono la cultura dell'odio e della paura. Poi vediamo questa cultura dell'odio da dove viene e chi sono gli odiatori. E poi dice: "Ho invitato Clinton in Italia, ospite dei democratici, e mi ha promesso che verrà entro l'estate." Lo ha riferito il segretario del PD Zingaretti al termine del colloquio con l'ex presidente degli Stati Uniti nella sede della Fondazione Clinton a Manhattan, durato 50 minuti. Chissà il Zinga che gli avrà detto che lui è il capo partigiano contro quel cattivone, gli avrà detto: "Ma lei avrà sentito parlare di quel cattivone che abbiamo noi? Io lo sto combattendo con i miei partigiani, no?" No, non l'ha detto, ma io mi immagino in 50 minuti le cose che saranno uscite fuori da quella bocca. Perché lui ride, sorridente, è simpatico da vedere, no? È proprio simpatico, Nicola Zingaretti, è simpatico come Luca, il commissario Montalbano. Sono due simpaticoni, nel senso, Zingaretti a vederlo, sempre che sorride, dice, lo dico veramente, è simpatico, no? Mi piacerebbe parlare con lui del più e del meno, no? Allora, il programma di Zinga a New York prevede la visita alla sede locale del circolo del PD, dove si terrà l'elezione del segretario. Attenzione, anche a New York c'è la sede del PD, il circolo del PD. Gli italiani maccheronici a Wanagana degli Stati Uniti che si riuniscono per inneggiare al capo partigiano Zingaretti. Dopo questa rimpatriata con i connazionali inneggianti al Partito Democratico, l'incontro con il sindaco di New York, Bill, non è Clinton, è Bill de Blasio. E mentre il capo partigiano è a New York incontrando gli alleati, no? Quelli che sbarcheranno in Italia per aiutare il capo partigiano nella lotta contro il nazifascismo, Del Rio scuote il governo e dice: "Non si può vivacchiare." Graziano Del Rio, voi lo ricorderete sulla Sea-Watch 3 col telefono, che non so chi parlava, che passeggiava sul ponte tra racket e i suoi amici di merende, ve lo ricordate, sul ponte lì, ha dormito lì per difendere, no? Chissà, bah, ve lo ricordate sulla Sea-Watch 3, proprio quel signore lì con la barbetta bianca, i capelli bianchi, col ciuffo, no? Graziano Del Rio non smentisce che ci sia l'aria di una possibile crisi di governo, no? E perciò si rivolge all'intera maggioranza con il dito così, no? E dice, proprio lui intervistato dal giornalone Corriere della Sera, il meno fazioso tra i faziosi,
giornali, no? Perché il Corriere della Sera è fazioso, ma non è come Repubblica. Repubblica professionalmente è fazioso, ma palesemente, mentre il Corriere della Sera lo fa in maniera estremamente professionale, eh? Vi mette giù le notizie in maniera sintetica, in maniera senza opinioni, però tutto lo dice in modo che voi pensiate quello che loro vogliono farvi pensare. Attenzione, il Corriere della Sera sono professionisti, eh? Veri, veri professionisti della manipulation. Ok, quindi intervistato dal giornalone Corriere della Sera, un giornale comunque per me di riferimento, perché io ricordo sempre da piccolo quando andavo in spiaggia con i miei genitori, noi andavamo sempre in vacanza a Cefalù. Bellissima cittadina in Sicilia, Cefalù con la cattedrale normanna, il passeggio la sera. Beh, io ricordo sempre, ai tempi quando io avevo 14 anni, 15, non c'era internet, non c'era il telefono Android. Per telefonare, io quando dovevo telefonare alla fidanzata dovevo andare a mettermi in coda davanti alla cabina del telefono ad aspettare il mio turno con le monetine per parlare. Ricordo sempre che lui comprava la mattina immancabilmente il Corriere della Sera, sotto l'ombrellone sdraiato con il suo Corriere della Sera se lo leggeva tutto, dall'inizio alla fine. Per questo che per me il Corriere della Sera è sempre stato un punto di riferimento. Poi mi sono accorto col tempo che punto di riferimento sì, però c'è da prendere con le pinze le informazioni e poi guardare un po' dappertutto per avere un quadro più completo della situazione. Aperta e chiusa questa parentesi sul Corrierone della Sera. Allora, intervistato Del Rio dice: tutti i governi sono più forti se si risolvono i problemi e sono più deboli se si lasciano abbandonati a se stessi. Beh, complimenti per la frase, veramente ad effetto, no? E poi dice: assunzione di piena responsabilità sulla questione dell'Ilva. Taranto è l'Italia ha bisogno di un governo forte che costringa Mittal a rispettare gli accordi e convinca tutto il paese a mobilitarsi in difesa dell'industria nazionale senza la quale siamo tutti più poveri. Ma che vuol dire? No? Convinca il governo tutto il paese a mobilitarsi, ma che cacchio vuol dire? Ma cosa vuol dire? Quella è un'impresa commerciale, straniera, che fa un investimento in Italia, che non va molto bene. Il governo fa inadempimento contrattuale, gli apre la porta legale per uscire, questi escono a gambe levate perché l'azienda non va bene. È un errore tuo, Del Rio, anche tu hai votato per togliere l'immunità o lo scudo penale. E adesso cosa vieni a dire? Mobilitazione nazionale. Ma se tu il 4 di novembre hai votato per togliere assieme a tutta la maggioranza l'immunità, ingenuamente, aprendo le porte, e hai detto: ArcelorMittal, ti apro la porta, guarda, se vuoi uscire vai via di corsa perché ti sto facendo inadempimento contrattuale, no? Ti sto cambiando le carte in tavola, quindi il contratto è nullo, nullo. Nullo, nullo. Quindi che cosa cacchio mi stai raccontando? La storia di Babbo Natale? La storia del mago? La storia di Alice nel Paese delle Meraviglie? O mi stai raccontando la storia di Harry Potter? Quindi le storielle, ormai, alle storielle che racconta questo governo, molto pochi ci credono. O ci sono gente che ci vuole credere. Ci vuole credere perché dice: se io non voto loro, che faccio? Vado a votare la Meloni? Vado a votare Berlusconi, il Berlusca? Vado a votare Salvini? Allora devo convincermi che il PD sta dicendo delle cose intelligenti. Per forza. C'è gente che purtroppo, leggevo qualche commento di un signore che dice: ma io ho sempre votato PD, però realmente sta guardando il mio canale. E dice: però realmente mi stanno raccontando un sacco di fregnacce. Elettore del PD da anni. Anche il nocciolo duro dell'elettorato del PD sta cominciando a capire che forse lo stanno prendendo per il deretano da diverso tempo. E
E poi continua a raccontare la cretinata che il governo forte costringa, mi costringa, costringa. Se l'avesse detto una persona di centrodestra, che il governo costringa l'azienda privata, il dittatore, eccolo! Invece centrosinistra possono dire quello che gli pare, no? Che il governo costringa, ma costringa che cosa? C'è un contratto. C'è un recesso unilaterale per cambio dei termini contrattuali, c'è un tribunale che avvallerà o no questo recesso. Costringi che cosa? Ma che cacchio dici Del Rio? Ma torna sulla Sea-Watch, imbarcati sulla Sea-Watch, passeggia, fatti il brevetto per guidare la nave come Casari Cesarini, quello lì come cacchio si chiama. Vai sulla ONG col giubbottino e vai davanti alla Libia a fare la ronda. Vacci, vacci. E da lì col telefono puoi continuare a dire queste cose, no? Che il governo si imponga. Poi Del Rio ha un attimo di lucidità. Sapete che voi, tutte queste persone, ogni tanto hanno un attimo di lucidità. Tu dici, ma allora mi sono sbagliato a pensare male. Ha detto una cosa giusta. Cosa dice? Dopo, adesso non vi racconto perché ha continuato a ribadire e il governo si faccia rispettare, costringa, tutte queste fregnacce, no? E poi dice, sentite, io ho già detto in aula che è stato un errore offrire questo pretesto. Pretesto, ok. Da questa frase si capisce perfettamente che Del Rio ha capito che togliere l'immunità è stata una cretinata, una mancanza contrattuale, che forse tutti hanno votato per non conoscere il tema, non sapevano neanche di cosa esattamente si stesse parlando. Immunità, Ilva, ma dov'è l'Ilva? Ma dov'è Taranto? Taranto è in Italia o è... Dov'è Taranto? Puglia, Calabria, Milano, vicino Milano è Taranto? No, perché i politici sono di una cultura generale veramente elevatissima, no? Quindi molti non avranno capito neanche cosa stavano votando. Dopo il disastro avranno cercato su Google, no? Storia Ilva di Taranto, no? E avranno letto e detto, ah, oh, caspita, cosa abbiamo votato, porca miseria, per Dindirindina, per tutte le stelle di Gotham City, come diceva Batman, no? Ecco, quindi adesso dice, io l'ho già detto in aula, perché tutti l'hanno già detto, no? Tutti se ne tirano fuori, no? Disastro da decine di miliardi di euro, ma tutti dicono: ma io l'avevo detto, no? Ma io l'ho sempre detto, anzi, sono anni che lo dico. Lo dicevo quando ero già alle elementari. Ogni tanto dicevo: ah, quell'Ilva lì, porca miseria, bisognerebbe darla all'ArcelorMittal, fargli uno scudo penale, no? Quindi, quando lui dice: è stato un errore offrire questo pretesto, sta ammettendo che c'è un'inadempienza contrattuale e loro hanno preso questo pretesto per andare via. Ma è un'azienda privata, è normalissimo. L'azienda non va come avevano preventivato, il governo gli apre la porta e gli dice: guarda, faccio inadempienza contrattuale. Se vuoi, gli avvocati, quando hanno sentito questa roba qua, gli avvocati dell'ArcelorMittal, hanno detto, ma questi qui sono fuori di testa, questi ci stanno aprendo la porta per andare via. Gli avranno detto al signor Mittal, signor Mittal, via, gambe levate, via subito la raccomandata, le dimissioni, il recesso e via, via, torniamo in India perché questo è un disastro. E così è stato. Il Corriere della Sera domanda a Del Rio, ma è complesso, governare con i grillini, lui dice... Guardo la sostanza e non i dettagli. Anche questa frase senza senso. La sostanza. E qual è la sostanza? Le sostanze che magari... quel tipo di sostanze, no? Guardo la sostanza e non i dettagli. Dettagli? Aver votato e fare un danno all'Ilva di Taranto, al paese, di un 1,4% di PIL con 10.000, 15.000 operai da pagare. Un acquirente che scappa, un piano ambientale da 4,2 miliardi. Questi sono i dettagli? Guardo la sostanza e non i dettagli. Se quelli sono i dettagli, un buco di 1,5 punti del prodotto interno lordo italiano che porterebbe il paese in recesso, se quelli sono i dettagli,
Ma qual è la sostanza? Zingaretti che ride? Qual è la sostanza? Renzi che parla in toscano? Qual è la sostanza? Di Maio che lancia la sedia che non ne può più? Il lanciatore di sedie? Faranno un film, no? Presto al cinema o Sky prima fila, Di Maio il lanciatore di sedie, no? Sai, c'è il collezionista di ossa e poi c'è Di Maio il lanciatore di sedie, no? Presto al cinema. E poi aggiunge, la sostanza è che noi abbiamo sottoscritto un programma che dice che l'industria è parte integrante del nostro sviluppo. Bello, eh? Avete capito? Il DEM, democratico, il DEM sta per democratico, no? Perché nel centro-sinistra sono tutti grandissimi democratici, avverte chiaramente gli alleati, eh? Avverte chiaramente, attenzione. O al governo ci si sta per lavorare per la povera gente, oppure il governo non ha senso, non può vivacchiare. Questo è fuori discussione. E su queste frasi noi ci inchiniamo alla sua saggezza e lo invitiamo a tornare sulla Sea-Watch 3, 2, 1, 0. Su qualunque Sea-Watch vuoi tornare, io credo che lì hai un vero futuro come comandante, eh? Comandante della Sea-Watch 2. Eh? Va bene, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Vi invito ad iscrivervi a questo canale. Nella community trovate tanti sondaggi giornalieri, cui potete partecipare e commentare. Le percentuali non le decido io, eh. È un sistema automatico di YouTube che quando voi votate dà le percentuali dei sondaggi. Teleitalia e anche su Facebook Teleitalia Notizie. Lì trovate tutti gli stessi video che ci sono qua in YouTube. Magari lì è più semplice per voi, magari entrate più spesso in Facebook, lì potete condividere assolutamente con chiunque in internet i miei video. Avete tutte le autorizzazioni possibili e immaginabili. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buona giornata e a presto, arrivederci.